Sound TV, via Sacchi, a due passi dal centro e davanti ad un asilo nido, stamattina si presentava come una discarica abusiva a cielo aperto. È così da ieri mattina. Tre sacchi di spazzatura hanno invaso lo stretto marciapiede. Ma dove sono gli agenti ambientali? Ci racconta tutto Mauro Faverzani. Non si sa se l'autore della genialata sia o meno lo stesso che alcuni giorni fa abbandonò la spazzatura di casa sparsa in Via Cadore. Magari, vistosi scoperto, ha pensato che spostandosi di qualche metro potesse farla franca. In ogni caso, o è lui o è uno come lui. Fatto sta che da ieri a questa mattina così si presentava Via Sacchi. Un nome, una garanzia, perché proprio tre sacchi di rudo sono stati lasciati sul marciapiede, letteralmente invaso. A far problema non è solo il fatto che questa discarica abusiva a cielo aperto si trovi a due passi dal centro, ma soprattutto il fatto che si trovi davanti a un asilo nido, che questa mattina così ha accolto bimbi e mamme, una vera indecenza. E anche una domanda: ma quegli agenti ambientali che dovrebbero venire a controllare nella nostra spazzatura per verificare che la differenziata venga eseguita a regola d'arte, dove sono? Non potrebbero, anziché questionare e sanzionare sulla carta nel vetro o sul secco nell'umido, setacciare le vie e individuare questi macro casi di schifezza in urbana, dando la caccia ai fenomeni che li causano? Il centro commerciale Cremona Po avrebbe deciso di restare aperto il 26 dicembre e il 1 gennaio, scelta che non piace ai lavoratori che chiedono a tutti di inviare mail alla direzione affinché ci ripensi. Sentiamo. Le festività natalizie sono alle porte, c'è chi pregusta qualche giorno di ferie, ma non tutti avranno questo privilegio. I dipendenti del Cremona Po sono già sul piede di guerra, da quando si è sparsa la voce che il centro commerciale resterà aperto il 26 dicembre e il 1 gennaio. Santo Stefano è capodanno a lavorare, una prospettiva che al netto dell'assoluta convinzione che di questi tempi avere un impiego sia cosa importantissima, non ha fatto fare salti di gioia ai dipendenti. La decisione coinvolgerebbe tutti gli operatori sia del supermercato che dei negozi della galleria, ovviamente, che hanno fatto quadrato e hanno dato vita a una protesta silenziosa ma a quanto pare efficace, invitando parenti, amici e conoscenti ad aiutarli in questo braccio di ferro, inviando una mail alla direzione affinché ci ripensi. Posta presa di mira, quindi, chissà se basterà. Certo è che la questione è di quelle destinate a far discutere, anche perché da sempre le aperture durante i festivi, in particolar modo durante le domeniche, rappresentano un nervo scoperto per i lavoratori dei centri commerciali. Il vecchio parquet del Palaradi, destinato a nuova sede, il comune proprietario del rettangolo di gioco lo ha ritirato dopo la posa di quello nuovo e ora il vecchio verrà destinato altrove. Siamo andati a scoprire dove. Il Palaradi ha cambiato pelle, o meglio parquet, e ora Lavanoli sta giocando su un manto tutto nuovo. Ma che fine ha fatto il vecchio parquet, quello testimone di tante vittorie passate? Il comune, proprietario del rettangolo di gioco, lo ha chiaramente ritirato dopo la posa di quello nuovo. E allora abbiamo chiesto agli amministratori della cosa pubblica se verrà pensionato o verrà invece destinato altrove per vivere auspicabilmente nuova gloria. In effetti il vecchio parquet verrà posato alla palestra spettacolo. Si tratta solo di capire i tempi, visto che la struttura di Via Postumia è molto utilizzata in primis dalla Juve. E per la posa ci vorrà almeno una settimana di tempo. La prima opzione è il periodo natalizio, ma più probabilmente i lavori verranno fatti la prossima primavera. Un restyling che valorizzerà lo spettacolo è un buon esempio di ottima gestione del bene pubblico. Siamo alle notizie dall'Italia. Mohamed Sfezzani, conosciuto come Abu Nassim, considerato tra i reclutatori dell'ISIS in Italia, è stato arrestato in Sudan. Avrebbe fatto parte tra il 97 e il 2001 di una cellula del gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, con base a Milano, che reclutava uomini da inviare nei paesi in guerra. Nel 2014 è stato condannato definitivamente a Milano per associazione per delinquere con finalità di terrorismo. Nel 2012 era stato assolto in primo grado ed espulso dall'Italia. Fezzani era ricercato in base ad un mandato di cattura internazionale dopo la condanna definitiva a 5 anni e 8 mesi emessa dalla Procura Generale della Repubblica di Milano per associazione per delinquere con finalità di terrorismo. È stato individuato in Sudan grazie al lavoro delle due agenzie di intelligence italiane. In Italia ci si sposa tanto. Nel 2015 sono stati celebrati infatti nel nostro paese 194.377 matrimoni, circa 4.600 in più rispetto all'anno precedente. Si tratta dell'aumento annuo più consistente dal 2008. A renderlo noto è l'Istat, il quale
certifica che nel periodo 2008-2014 i matrimoni sono diminuiti in media al ritmo di quasi 10.000 all'anno. La durata media del matrimonio al momento della separazione è di circa 17 anni. Negli ultimi 20 anni è raddoppiata la quota delle separazioni dei matrimoni di lunga durata, passando dall'11,3% del 95 al 23,5% attuale. Siamo alle notizie dal mondo. Una nuova forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 13.34 ora locale, 1.34 di notte in Italia, in Nuova Zelanda. Secondo i rilevamenti dell'Agenzia Sismologica statunitense, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro 38 km a ovest di Kaikoura e 118 a nord di Christchurch. Non si hanno al momento notizie di eventuali ulteriori danni o vittime. Dopo l'ultima scossa né è stata emessa alcuna allerta tsunami. Almeno due persone sono morte invece per il terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito ieri lo stato insulare del Pacifico meridionale. Sei kamikaze hanno preso di mira una località a sud di Baghdad, uccidendo 8 persone e ferendone almeno 6, secondo quanto riferito dal Ministero degli Interni iracheno, citato dall'Arabia. L'attacco è avvenuto a Ain Tamer, al confine tra la regione di Al-Anbar, in parte controllata dall'ISIS, e il distretto di Karbala, città santa sciita. 5 kamikaze, affermano le fonti, non sono riusciti a portare a termine i loro attacchi perché sono stati fermati e uccisi ai posti di blocco, mentre uno si è fatto esplodere uccidendo militari e poliziotti. Siamo alle notizie sportive. Intende presentare una denuncia contro Valentino Rossi, la donna colpita con una pedata dal pilota italiano nel paddock del circuito Riccardo Tormo di Valencia. L'episodio in Spagna ha provocato reazioni indignate sul web dopo che il video ripreso con un telefonino è diventato virale. La donna, riporta nei media spagnoli, non accetta le scuse pubbliche di Rossi, sostenendo di aver subito danni fisici e di voler fare denuncia perché a suo parere si è trattato di atto intenzionale. Sono lieto di salutare gli attuali campioni del mondo di calcio qui in Vaticano. Papa Francesco si è rivolto così alla nazionale di calcio della Germania, che ha ricevuto stamane in udienza poco prima delle 9 nella sala Clementina del Palazzo Apostolico in Vaticano. Parole di saluto gli sono state rivolte dal presidente della Federcalcio tedesca Reinhard Grindel e dal capitano del team campione del mondo Manuel Neuer. Questa per noi era l'ultima notizia, il TG torna come sempre domani alle 20, a me non resta che augurarvi un buon proseguimento di serata. Arrivederci.